Un solo gol, ma tante emozioni e tante occasioni nel derby del Cusio tra Omegna e Gozzano, con la squadra di Walter Viganò che conquista il sesto successo consecutivo in questo avvio di campionato. Non c'è tempo per troppi tatticismi e al 14esimo Marino, con una conclusione dal limite, colpisce una clamorosa traversa. La palla torna in aria, di testa Gemelli non riesce a superare Fovanna, che è attento e si salva in calcio d'angolo. Passano due minuti ed è ancora traversa per il Gozzano. Fuscello si fionda su una palla vagante e al volo colpisce la parte alta della traversa. L'Omegna non sta a guardare e al 23esimo risponde con Manfroni. La sua conclusione dal limite è deviata da Iannicello, forse con il braccio. Milan blocca e l'Omegna reclama il calcio di rigore. Passa un minuto e dalla parte opposta Tettamanti difende palla in aria, ma vede la sua girata terminare a lato di poco. Al 27esimo Viscomi fa tutto bene tranne la conclusione finale e dopo aver saltato due uomini allarga troppo il suo destro che si perde sul fondo. Al 29esimo punizione da posizione defilata di Troiano. Fovanna di pugno mette in calcio d'angolo. Ci avviciniamo alla finale della prima frazione e anche qui le emozioni non mancano. Al 38esimo traversone di Ladogana, Fuscello di petto serve Gemelli che al volo conclude fuori di poco. Pirotecnico anche il finale, al 45esimo lancio col contagiri di Troiano per Tettamanti che salta due uomini e trova ancora l'attenta respinta di Fovanna. Al primo di recupero Manfroni da fuori area ci prova, Milan respinge. Al primo minuto della ripresa il gol che decide l'incontro, Tettamanti si fa largo in aria, la sua conclusione è respinta da Fovanna, il più lesto ad arrivare sul pallone è la Dogana che ribadisce in rete dopo una mischia. Reclamano per un fallo di mani i padroni di casa, il direttore di gara concede il gol. I padroni di casa che potrebbero pareggiare all'ottavo quando il direttore di gara fischia un calcio di rigore per un contatto tra Romano e Lombardi. Dagli 11 metri calcia lo stesso Romano, Milan blocca. Al 12esimo la Dogana mette in mezzo per Fuscello che va con troppa sufficienza e grazia il portiere rossonero. Al 18esimo Cassani allarga per Bainotti che ci prova in controbalzo sfiorando il palo. Passano pochi secondi e l'Omegna rimane in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Perini. È una partita che si va spegnendo con il Gozzano che amministra il gioco e rischia ancora solo al 36esimo quando un rasoterra di Manfroni viene respinto a mani aperte da Milan.